Allora, siamo con Alessandro Zan, che non ha bisogno di presentazioni, relatore della legge contro l'omo, lesbo, bi, transfobia e la misoginia, alla prima edizione di Queer Days a Roma. E vogliamo fare un attimo il punto con Alessandro Zan sullo stato dell'arte della legge. Abbiamo detto che il 20 torna in aula e si comincia con le pregiudiziali di costituzionalità, giusto? Esatto. Ci spieghi un attimo velocemente cosa sono, perché non tutti sanno, giustamente. Ma in realtà le pregiudiziali di costituzionalità sono degli strumenti parlamentari che l'opposizione di solito usa per affermare la presunta incostituzionalità di una legge. E dunque, mettendo al voto la pregiudiziale, se questa pregiudiziale dovesse passare, la legge si ferma e si interrompe l'iter. L'obiettivo delle opposizioni della destra di Salvini e Meloni è quella, perché sono i due partiti che hanno presentato la pregiudiziale, è quella di far naufragare la legge utilizzando surrettiziamente l'argomento secondo cui questa legge sarebbe una legge liberticida perché limiterebbe le libertà di opinioni, cosa assolutamente falsa, una fake news utilizzata d'arte per cercare ovviamente di impedire che questa legge venga approvata. Le tue previsioni sul voto, ricordiamo che si vota col voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, possiamo avventurarci in previsioni su come andrà il voto su questi due provvedimenti presentati da Lega e Fratelli d'Italia? Ma allora non hanno ancora presentato la richiesta di voto segreto, immagino lo presenteranno perché è uno strumento che loro usano per cercare di mescolare le carte e convincere magari anche dei parlamentari più riottosi a votare contro. Io immagino che le pregiudiziali non passeranno e sono fiducioso che si arriverà poi, dopo le pregiudiziali, a votare tutti gli emendamenti. Non dimentichiamo che ne hanno presentati 800 emendamenti ostruzionistici. È vero che c'è il contingentamento dei tempi, ma 800 emendamenti sono comunque tanti, anche se contingentati. Ci sono emendamenti presentati dalla maggioranza anche? Al momento no, solo dalle opposizioni, da Fratelli d'Italia e Lega in particolare. E anche sugli emendamenti può essere chiesto il voto segreto? Non su tutti, ma sulla maggior parte. Purtroppo il regolamento della Camera è molto garantista e prevede, tra virgolette, garantista, insomma, perché il voto segreto è uno strumento nobile, però se usato adeguatamente quando si tratta, non so, di votare l'autorizzazione a procedere per delle persone, dove ci sono delle persone con nome e cognome che abbisognano ovviamente di un voto segreto. In questo caso, trattandosi di una legge ordinaria, il voto segreto appare come uno strumento per cercare di affossare la legge. E dunque, per la maggior parte degli emendamenti ostruzionistici presentati dall'opposizione, io temo che verrà richiesto il voto segreto. Sarà una battaglia dura. Tu hai previsto in una recente diretta su Facebook che il 22 si voti definitivamente la legge. È una previsione ottimistica, è una previsione realistica, ce la possiamo fare? No, ho detto semplicemente che se tutto andasse per il verso giusto si voterebbe il 22, ma essendoci martedì pomeriggio il voto sulle pregiudiziali, che richiederanno comunque un dibattito e una dichiarazione di voto, e avendo 800 emendamenti ostruzionistici, molti dei quali decadranno e saranno dichiarati inammissibili perché appunto sono estranei al contenuto della legge. Il 22 è molto ottimistico. Staremo a vedere come andrà, diciamo, l'iter delle votazioni. In caso, come dire, dovesse essere prolungato per i troppi emendamenti, si andrà probabilmente alla settimana successiva. Insomma, non sarà una battaglia facile, lo sapevamo. La maggioranza è attrezzata per gestire questa battaglia. Temiamo, no, un minimo di fuoco amico? Quello è sempre ovviamente un timore che dobbiamo calcolare, dobbiamo tenere in considerazione. Io però mi aspetto che i tempi siano ormai maturi per approvare una legge che il nostro paese aspetta da più di 20 anni, 25 anni. E gli ultimi fatti di cronaca, anche così violenti,
e così emblematici non possono lasciare spazio a giochetti o a tentativi o a sgambetti che magari possono venire anche da posizioni vicine. Dunque io mi aspetto che a partire dalla maggioranza vi sia un senso di responsabilità, un senso di responsabilità, perché non stiamo parlando di una legge che tratta temi economici, seppur importante, stiamo parlando di una legge che ha una ricaduta sulla vita, sulla pelle delle persone che non possono essere discriminate per ciò che sono o per chi amano. Dunque questa è una responsabilità a cui la politica più nobile, è chiamata a dare finalmente una risposta. Grazie Alessandro Zanna, appuntamento al 20, ricordo che le sedute della Camera sono trasmesse in streaming sul sito della Camera, camera.it, e vedremo come andrà, ci aggiorniamo. Grazie, ciao! Grazie.